Bentornati a tutti in questo nuovo video. Finalmente è arrivato il giorno della verniciatura dell'auto. È arrivato il momento di svelare lo sponsor, ovvero Palinal, come potete vedere qua sulla magliettina. Palinal ci ha spedito un tecnico che ci andrà a verniciare l'auto con tutti i loro prodotti. E mi sembra doveroso far parlare lui, che è qua con noi. Ciao Guido. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Oggi appunto, come è stato accennato, andremo a fare la verniciatura dell'auto. La verniciatura dell'auto andremo a farla in questo modo. Andremo ad applicare un fondo, un bagnato su bagnato per unificare la carteggiatura e ricoprire, preparare bene alla verniciatura un fondo bagnato su bagnato 873 GT. In attesa 30 minuti andremo ad applicare il nostro colore scelto, che è stato un bel BMW, in una base all'acqua, base opaca all'acqua, e poi andremo appunto ad applicare il trasparente 223 New Flash. Oggi andremo a fare questa tipologia di lavoro. Sono stati scelti questi prodotti per la rapidità del ciclo che vogliamo andare a fare e per ottenere un buon risultato finale. Grazie a tutti, ci vediamo. Allora, la BMW all'interno del forno, c'è Pietro che sta ancora incartando un po' tutto. Cerchiamo di accelerare i tempi perché verrà fatto tutto in un giorno, quindi il mattino faremo l'auto e il pomeriggio invece tutti gli altri pezzi, ovvero i paraurti, lo spoiler, i vari accessorini tipo la maniglia, i vari tappi, i profili, eccetera. L'auto è stata preparata completamente, carteggiata con la 600, sono state rifinite tutte le parti di stucco qua, le stuccate più basse possibili, 600 su tutta. Adesso andrà finita di incartare, dopodiché andiamo a soffiarla bene, pulirla bene tutto con l'antisilicone, così poi saremo pronti per dare il tutto in mano a Guido che andrà a verniciarcela. Dai, quindi diamoci dentro a finire le ultime cose, così almeno poi possiamo iniziare subito la verniciatura. Vedi che Guido in gamba è pelato come me. Sì, cavolo, davvero sul canale arrivano solo gente pelata, Guido, Bob, Pietro, tutti. Dai, dai, andiamo avanti qui, così almeno poi possiamo incominciare. Qui è preparazione del fondo 873 GT05, il bagnato su bagnato. Questo colore richiede appunto un fondo grigio chiaro. Andremo a utilizzare un catalizzatore lento, perché appunto, avendo una verniciatura totale di un'auto, andremo a utilizzare un catalizzatore lento e andremo poi a diluire sempre con un diluente lento. Per questioni tecnico-logistiche non riesco a stare dentro e soprattutto non riesco a filmare perché ovviamente si fa un sacco di fumo, un sacco di polvere. Però c'è il buon Guido che sta verniciando praticamente tutto. Da appunto la prima mano di bagnato su bagnato. Vediamo un po' come reagisce tutto, se rimane abbastanza omogeneo, altrimenti gli dà un'altra mano. E dopo possiamo iniziare col colore. Tutti questi processi io ovviamente non li conosco, quindi mi affido a loro che sono davvero esperti e sono solo in ansia di vedere il risultato perché sono stragasato. Questa sarà la prima infornata della mattina, ovvero con tutta l'auto completa. Dopodiché qui abbiamo da fare la seconda infornata con minigonne paraurti posteriore, poi minigonne paraurti anteriore, e invece qua c'è tutta la roba, a parte questa, che deve essere verniciata. Questo qua del baule, spoiler, calotte di specchietti, tappo benzina e tutte le varie cianfrusaglie. Questa, per essere verniciata, non è sufficiente lasciarle qui, che altrimenti a spruzzare qua volerebbero via. Allora, come vuoi fare per la preparazione della seconda infornata? Adesso prendo dei bidoni, ce l'ho dei bidoni già pronti, li puliamo bene, li soffiamo, okay. Li cambiamo la carta sopra e poi pian piano tutti i pezzettini più piccoli inizieremo a fissarli sui bidoncini. Paraurti, minigonne e ducktail invece andranno sui cavalletti. Andiamo avanti qua a lavorare, anche se magari dalle riprese sembra che sia sempre tutto pronto, invece dietro le quinte c'è sempre un sacco di roba da preparare, dai. Iniziamo a preparare tutto per la seconda infornata, intanto che Guido appunto continua a verniciare, che starei lì le ore anch'io come Pietro a guardarlo verniciare.
Dai, adesso che ha dato la mano di bagnato su bagnato, gli ha dato due mani. Andremo a aspettare un attimo. Dobbiamo aspettare circa 30 minuti di ventilazione della cabina. Beh, poi possiamo procedere all'applicazione della base, appunto, all'acqua opaca. Molto tecnico qua il signore. Ma forse mi ha detto che ne ha fatto 2,5 litri. Spero. Se andiamo a vedere. Si apre verde. Che grigna. Cazzo. Stiamo aggiungendo nella base un agente reticolante per far sì che la base all'acqua abbia più rigidità e duri più nel tempo. Buono, intanto che il buon Guido si vernicia l'auto, qua andiamo a preparare tutti i pezzettini, tipo il cosino qua della maniglia, lo sportello della benzina, un po' tutto il resto. Pronti pronti per la verniciatura anche questa. Praticamente sto continuando a girare nella carrozzeria perché non so cosa fare, intanto che fanno tutto loro, e sono stra agitato e sono proprio curioso di vedere come va a finire. Ali il tecnico! Piacerebbe farlo, però. Serve solo verniciatore, così arrivi in macchina preparata e entri in cabina. Vota, bella vita, eh? No, non è una bella vita perché è un lavoro di merda, ma è bello. Sì. Sei già a metà strada, era lì. Vedi, Guido, non c'ha più i capelli. Veramente, sì. Cazzo, c'era il Marco, il verniciatore dove lavorava una volta, anche lui pelato. Pelato. Mi sa che è una... È una cosa dei verniciatori, allora. Una di tradizione, secondo me. Sì. Allora mi sa che Bob è un verniciatore mancato, ricordatelo Bob che sei un verniciatore mancato. Dai, dai, vediamo un po' come va qua, che sono mega gasato. Vediamo dopo cosa dice il buon Guido, che va come un treno davvero. Viene qua, prepara, monta, fa, applica. Davvero una persona molto competente. Nel frattempo qua possiamo introdurre il nuovo scettro rosso come la macchina. Prima non era non era blu. Ce l'avevo. No, in realtà il problema è nato che quando sono andato da gamba ho lasciato la manina gialla da lui e quindi adesso passeremo al rosso. L'attrezzatura in giro. Buono, dai, aspettiamo che finisca, chiediamo le tempistiche che vuole rispettare Guido e poi andiamo a mangiarci qualcosa, anche se in realtà ho lo stomaco chiuso perché sono in ansia di vedere sto lavoro qua finito. Giornata lunghissima oggi, siamo passate 20.000 ore, sarà neanche un'ora che sono dietro. Com'è andata, Guido? Ti rompo le palle un attimo. Bene? La stazione della base l'abbiamo finita, per ora tutto bene. Buono. Adesso attenderemo circa 15 minuti di ventilazione della cabina per far essiccare la base e poi procederemo ad applicare il trasparente. Allora, trasparente. 2, 2, 3, new flash. Catalizzatore. Poi col trasparente qua va diluito 0,5%. Una cosa che non mi aspettavo era con che velocità asciugasse la vernice, quella lì rossa. Base all'acqua. Sì, figa, veramente, cioè, lui passava con quel pettinino ed era davvero subito asciutta. Sì, poi conta che avendo acceso poi la caloria del forno, l'aria che esce è calda, di conseguenza dal pettinino spruzzi aria calda, come il phon dei capelli. Allora asciuga subito. Sì. Buono, perché infatti quando mi spiegava, sì, verniciamo questo, poi l'altro così, ho detto, caspita, ma ci vorrà una vita per asciugare. Invece almeno la parte superficiale è subito asciutta. Sì. Buono, dopo vediamo con Guido quanto aspettare per poter passare il video dopo, quando inizieremo a rimontarla tutta, ecco. Adesso c'è ancora da verniciare tutti gli altri pezzi, caspita, ma sono in ansia. Tachicardia, figa. Figa del buo. Stessa domanda di prima, com'è andata? Per il momento bene. Tempo ci vorrà. Abbiamo applicato una mano di trasparente, adesso attendiamo 10-15 minuti perché stiamo usando prodotti lenti e poi applicheremo una seconda mano. Ok. Quando è tutto pronto, quant'è che ci vorrà da aspettare prima che la rimontiamo? Allora, adesso appena abbiamo finito daremo 15 minuti di ventilazione per far evaporare i solventi presenti nel trasparente. Poi daremo 30-40 minuti a 60 gradi la cabina per far essiccare appunto il trasparente, in modo che oggi libereremo la cabina per verniciare i pezzi restanti. Ok, ok.
e andare a stasera già alle 5 o alle 6, se volete anche alle 4 potete iniziare ad assemblarlo assieme, logicamente appena saranno pronti sì, i pezzi. Gli altri pezzi, sì dai, li faremo tipo tardi, domani mattina è pronta da assemblare tutta sera. Buona dai. Sì. Perfetto. Domani è mercoledì, giovedì, che giorno è domani? Giovedì. Ecco, venerdì va in giro. Va in giro a centrarla contro qualche muro, così lunedì la riveniciamo. Ecco. Teniamoci il codice del colore che almeno. Siamo a posto. Siamo rientrati ora dal pranzo e l'auto è pronta per essere tirata fuori, che è di questo rosso fiammante. Cosa ne dici anche te, Pietro? Bellissima. Buona, anche a me piace davvero un sacco, super rossa. Andiamo subito a tirarla fuori, così poi nel forno possiamo mettere dentro tutti gli altri pezzi, paraurti e tutto il resto, così da dare di nuovo tutto il processo anche sull'altro, il bagnato su bagnato, la vernice trasparente. È davvero bella così, sì. Non rende bene il colore perché appunto c'è poco contrasto, perché c'è la carta che è chiara, il rosso così, però quando iniziano a vedersi i dettagli, tipo le ruote così, figa. No, appena sarà montata sta roba davvero una bomba. Dai, tiramola fuori e poi iniziamo a mettere dentro tutto il resto. Guarda qua che bijou tirata fuori così, è già spettacolare. Non vedo l'ora di rimontarla tutta. Però adesso dobbiamo fare il resto. Quindi qua, forno. Abbiamo già inserito tutti i pezzi che sono da fare. La barra qua del baule, i pezzettini delle maniglie, sportello benzina, un sacco di altri pezzi. Adesso dobbiamo andare a pulirli per bene e dopodiché sono pronti per fare la stessa procedura di prima. Quindi andrà applicato il bagnato su bagnato anche su queste, dopo la verniciatura, dopo il trasparente come la macchina. Però davvero è impressionante, non la pelata di Pietro, ma il colore dell'auto è davvero micidiale. Magari dal video non rende, ma dal vivo è davvero una roba spettacolare, soprattutto quando sarà montata tutta, ci saranno tutti i contrasti dei vari colori, il cromato dei cerchi, figa raga, è davvero una bomba. Dai, andiamo avanti qua a preparare, che gli do una mano anch'io, così riusciamo a velocizzare tutto e riusciamo a fare tutto entro oggi, e poi nei prossimi giorni andremo a rimontare e riassemblarla tutta. Però sono davvero gasatissimo, sta roba è meglio delle mie aspettative, davvero. Ci sono già le mosche che rompono i coglioni. Figa raga, sta roba qua magari dal video non rende, ho provato anche a fare un paio di foto e cambia un po' la tonalità, ma dal vivo questa è una figata pazzesca. Poi tutti i dettagli, le parti cromate o così, no lo è, micidiale, è davvero micidiale. Oggi dovremmo finire appunto di verniciare tutta la parte di paraurti e tutto il resto, aspetteremo un giorno o due, quindi probabilmente... Voi il video lo state vedendo domenica, ecco, io nel weekend sabato o domenica probabilmente rimonto tutta l'auto, che c'è un evento il 4 giugno. I dettagli dell'evento ve li faccio vedere più avanti. Comunque, direttamente il 4 giugno finirò di Montichiari, c'è da fare due belle sgommatine con queste che ritorno in azione. Guido ha finito di verniciare tutto, grande Guido davvero, sembra quasi che lo fai di lavoro, no? No, è il mio hobby. Il tuo hobby, bravo. Il sabato e la domenica mi diverto a giocare così. No, sono davvero micidiali. Siamo contenti tutti, macchina è uscita bene, il colore l'abbiamo azzeccato, sì, alla grande. Complimenti a chi ha scelto la tinta e tutto, adesso aspetteremo solo di vederla montata. Ah sì, non vedo l'ora di rimontare. Che riflesso che ci farà. Montata e di traverso. Ah sì. E beh, quello sì, questo sì, montata questo e sì. Di traverso. Sì, deve essere davvero una figata quando è tutto montato, quindi i vari dettagli, le griglie nere all'interno e tutto, deve essere una vera bomba. Anche lo spoiler che mi preoccupava di più perché è appunto in vetro resina, però è bello dritto. Quindi ci lasci adesso. Sì. Grazie davvero a tutto, no, grazie a voi. Guido, è stata una bella esperienza. Grazie anche allo sponsor, lo sponsor che ci ha reso possibile tutto questo e mi ha aiutato molto con tutta con tutto il progetto. E buona la grande. Cazzo, però è vero, loco. Hai visto? Idropal Palina.
Buono. Il successore, i capelli sono uguali. No? Aspetta ancora un po'. Stasera vado a tagliarli, sì. Che almeno sono sicuro che... Bel lavoro, ragazzi. Buono, buono, bel lavoro anche il tuo. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like qua sotto, continuate a seguirmi e mi raccomando, ci sarà il prossimo video dove inizieremo a montare tutto e sarà davvero una figata il risultato finale. Grazie ancora a Palinal che ci ha reso possibile tutto questo, perché davvero è una grande mano quella che ci ha data. Figa. Commentate qua sotto cosa ne pensate del progetto, del colore, dello sponsor e di tutto il resto. Iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!